Nel video della settimana scorsa vi abbiamo lasciato all'ingresso della frontiera marocchina. Diciamo che la situazione non era delle più rilassate, ma grazie ai controlli fatti precedentemente sulla nave, la loro unica richiesta in frontiera è stata la presentazione del biglietto per l'importazione del veicolo nel paese. Senza alcuna perquisizione, quindi tutto semplice e abbastanza veloce. Primo risveglio in Marocco. È un po' disorientato perché sono le 8:30 e non è ancora uscito il sole. Noi l'ultima volta che eravamo in Marocco eravamo arrivati a febbraio e non me lo ricordavo quest'alba così tarda. Tra l'altro lì ci sono anche delle rovine tutte illuminate, molto curate. Quindi ora penso che ci metteremo in strada per raggiungere Assilah, faremo la prima tappa lì perché dobbiamo fare un po' di commissione, dobbiamo cercare internet, fare un po' di spesa, dobbiamo fare delle lavatrici, quindi penso che questa notte ci appoggeremo a un campeggio, cioè questa notte oggi, per attaccarci alla corrente elettrica. Tengo a farvi notare lo stato in cui si trovano le strade del Marocco. Prima tappa a Assilah. Purtroppo il tempo non è dei migliori, quindi abbiamo deciso di mostrarvi qualche foto prese dal web. Situazione attuale appena arrivati in Marocco. Sembra di essere, non lo so, in Bretagna. Fango. Fango dappertutto, sta piovendo. Sono sul lungomare di Assilah in cerca di andare nell'agenzia INWI per fare l'offerta del telefono. E aveva smesso un attimo di piovere, adesso è ripreso. E non c'è nessuno in giro con questo tempo. Quindi, come già detto precedentemente, la missione del giorno è riuscire a trovare un'offerta internet interessante. Operazione internet è andata a buon fine, anche meglio, perché alla fine ci è costato 35 euro l'illimitato mensile, quindi fatto ad abbonamento costa anche meno. Poi un mese prima di andare via dovremo andare in un'agenzia a resiliarlo. Ho preso due cose al volo da mangiare. Qua è molto turistico Assilah, questo paesino, quindi i prezzi ovviamente sono un po' più cari, e quindi ci sposteremo poi domani al sud, vedremo dove fermarci a fare un po' di spesa. Che fai? La lavatrice. L'organizzazione per la lavatrice. Siccome non abbiamo ancora il tubo lungo, questa è la situazione di scarico. Dentro la bacinella e poi dalla bacinella alla doccia. E il clima non è per niente dei migliori perché piove. Ci sono 12 gradi fuori. Elia infatti è con la copertina editando. E ne approfitto anche per fare quello, così da domani poi partiamo. Siamo tranquilli un po' per tutto. Diciamo che ci siamo ambientati molto bene. È un mix di piatto marocchino insieme a piatto nord italiano, perché polenta con l'omelette di uova nel sugo che lo fanno in Marocco e lo mangiano nella padella così. E puccia nel pane. Abbiamo il pane ce l'abbiamo marocchino, dai. E poi a prendere oggi l'avocado. Anche oggi è stata una giornata produttiva perché sì, abbiamo fatto un sacco di cose. Abbiamo fatto tre lavatrici, quindi abbiamo collaudato per bene la lavatrice in camper. In più abbiamo trovato una promozione internet molto interessante perché paghiamo 35 euro mensili e abbiamo internet illimitato in Marocco e l'operatore è INWI, se per caso qualcuno fosse interessato. Quindi, come avete potuto vedere da ieri, ci troviamo ad Assilah. Qua per la prossima, tutta la settimana ha messo pioggia. Quindi abbiamo deciso di scendere direttamente a sud. Oggi ci faremo una bella sfilza di chilometri e arriveremo a Oualidia. Conosciamo già questa località perché appunto l'altra volta quando ci siamo venuti abbiamo fatto una tappa lì ed è bellissima. Per questo viaggio non abbiamo un itinerario ben preciso, come al solito a noi ci piace andare dove ci sentiamo di andare, dove ci porta il destino. Però appunto adesso, come vi ho detto, scenderemo a sud, faremo un periodo sulla costa atlantica appunto per toglierci questa grande voglia di surfare. Dopodiché
l'idea è quella di passare dall'interno quando saliremo verso nord e faremo una tappa nel deserto e poi andremo a visitare altre cittadine che avremmo voluto visitare la scorsa volta e che non abbiamo potuto visitare. Per la discesa verso sud abbiamo deciso di prendere l'autostrada per sorvolare le grandi città come Rabat e Casablanca. Per chi ci conosce sa che non siamo molto attratti dalle grandi città, ma preferiamo la tranquillità e i piccoli centri. Pausa pranzo in autostrada, un piatto di pasta al volo, pasta al pesto. Pasta svuota frigo, è già vuoto. Abbiamo notato una quantità infinita di piante di avocado tutta nella parte nord del Marocco. Adesso piano piano scendendo al sud sono un po' meno frequenti perché giustamente hanno bisogno di molta acqua per crescere, quindi più nella parte nord, ma anche qua ancora si trova qualcosa. Come potete notare dalle immagini, i cartelli sono scritti sia in arabo che in berbero. I berberi hanno una storia antica nel Marocco, risalente a prima dell'era comune. Nel VII secolo l'espansione araba portò all'islamizzazione e alla colonizzazione araba del paese. Il Marocco fu influenzato da diverse dinastie islamiche durante il periodo medievale. Nel periodo coloniale europeo, il Marocco fu un protettorato diviso tra Francia e Spagna, dal 1912 al 1956. Dopo l'indipendenza, il Marocco divenne uno stato con una monarchia costituzionale. La popolazione berbera ha mantenuto la propria identità e oggi il berbero è riconosciuto come lingua ufficiale insieme all'arabo. No turning back, I'm moving on, no turning back, up to the moon, there is no turning back. Dopo 500 km siamo arrivati alla destinazione finale. Io sono distrutta. Adesso vediamo. Non sono più abituata a viaggiare. Adesso siamo arrivati. Facciamo vedere dove siamo arrivati. Ovviamente il drone non possiamo usarlo perché in Marocco è vietato. Tra l'altro, non è neanche possibile introdurlo nel paese. Più tardi quella sera l'abbiamo finita a giocare a pallone con dei bambini del posto. Inizialmente si sono avvicinati con aria timida, ma l'intesa è stata immediata e ci siamo dati appuntamento per il giorno successivo. Notte super tranquilla, abbiamo dormito benissimo con il suono dell'oceano. Ci voleva, perché dopo questo viaggio lungo e rumoroso noi avevamo bisogno veramente di trovarci un posticino in mezzo al nulla. Comunque sono le 9:10 e non è ancora uscito il sole. Volevo fare una foto all'alba, ma l'alba non c'è ancora. Allora, dai, primi raggi di sole. La mattina successiva si sono presentati. Inizialmente dubitavo della loro presenza, poiché trattandosi di un giorno settimanale, pensavo che fossero impegnati con la scuola, dando per scontato che ogni bambino ci vada. Ma in realtà non è così. Per me è stato emozionante poter condividere qualche momento di spensieratezza in loro compagnia. Dopo una partita mattutina, gli abbiamo detto ieri, venite domani a giocare a pallone, hanno tenuto... Alle 9 erano qui, noi non eravamo ancora pronti, loro erano già qui col pallone. Aspettando. Troppo bellini. Quindi adesso ci stiamo rimettendo in strada, faremo 50 km oggi, non ne faremo tantissimi. Andremo in un altro spot fronte oceano.
È incredibile come ci sia lo stacco tra la ricchezza che vedi in autostrada con macchinoni e poi ti ritrovi in villaggi come può essere questo, che è un piccolo villaggio di agricoltori e pescatori che vanno ancora in giro con l'asino. Il Marocco è caratterizzato da un contrasto marcato tra ricchezza e povertà, con disparità evidenti sia tra le diverse regioni del paese che all'interno delle stesse città. Da un lato, nelle aree urbane e turistiche come Casablanca, Marrakech e Agadir, si trovano quartieri moderni, infrastrutture sviluppate e una classe benestante, che gode di un tenore di vita elevato. Dall'altro lato, molte zone rurali e periferiche del Marocco affrontano sfide economiche e sociali significative. La povertà è diffusa e molte persone vivono in condizioni di scarsa istruzione, servizi sanitari limitati e infrastrutture carenti. L'agricoltura rimane un settore chiave in queste regioni, ma spesso si svolge in condizioni aride e con tecnologie obsolete. Il turismo, che rappresenta una parte importante dell'economia marocchina, ha contribuito a creare enclave di prosperità in alcune aree, ma questo sviluppo spesso non si traduce in benefici diffusi per l'intera popolazione. Abbiamo prelevato nuovamente un po' di dirham, adesso ve li faccio vedere. Questo equivarrebbe più o meno a 20 euro. 10 euro, 20 sono 2 euro e questi sono 100 euro. Abbiamo deciso di andare via da quel parcheggio perché diciamo che non ci siamo fidati per il fatto che ci fossero tante bottiglie di alcol lì. Quindi abbiamo pensato che magari durante la notte o nell'arco della giornata potesse venire qualcuno a bere alcol e non avevamo voglia, insomma, di avere un ambiente attorno a noi del genere. Quindi ci stiamo rimettendo in strada e stiamo andando verso Sidi Kaouki e stiamo passando dentro Safi, una grande città. شفت فيك الفرح والبكاء يا أمي